comuniste durante il periodo. Stai tranquillo perché c'è Monti e devi stare tranquillo. No, io sto tranquillissimo, allora, non dire cose false. Ho detto che il che 17 anni ha governato Berlusconi, erano presenti dei testimoni. Ho sbagliato a dire che ha governato, ma volevo dire che il regno di Berlusconi è durato 17 anni. Cioè dall'ascesa in campo del 94 alle sue dimissioni sono passati 17 anni. Sì, io sono stata in grandissimo silenzio quando tu hai parlato, sei veramente intollerabile. No, hai detto tu che hai sbagliato, io non so, hai appena ammesso che hai sbagliato. Va bene, va bene, dai. Va bene, allora io ho sbagliato, ho ammesso un errore e adesso da questo momento in poi parla solo Gasparri. Stiamo cercando di capire perché non è possibile, è un errore partecipare alla trasmissione con Gasparri, ho sbagliato anche questa volta. No, vorrei semplicemente farti io una domanda. Sì. Se io interpreto... Cioè io ti rispondo soltanto che se Gasparri non parla. Gasparri adesso non mi può rispondere a questa domanda perché è rivolta a te. Se gli abbassate il microfono mentre parlo io. Ma non è... No, perché... Poi se i comunisti abbassano il microfono, scusa. Io ho rilevato una cosa sbagliata e ho messo che era sbagliata, punto. Non ti devi offendere. Siamo in un paese comunista. Siamo in un paese comunista. Adesso ci dicono in un mondo dove siamo in un paese comunista. Ma non si può abbassare un microfono a me. Ma rispondi alla questa domanda. Viviamo in un paese comunista. Questa ragazza di 23 anni ha vissuto in un paese comunista? Ci sono stati tanti comunisti, non ci sono tanti comunisti in questo paese. Ci sono stati se vuoi tanti ti spiego comunisti. Qual è l'influenza anche delle idee comuniste, non è un paese comunista. Ma ti prego, spiegamelo, spiegami l'influenza dei comunisti negli ultimi 20 anni. Allora, se mi alzo il microfono. Per favore, sì. Allora, io ritengo che ci sono l'influenza idee. Dei comunisti mentre governavate voi, spiegamela. A parte che questo paese è stato governato a fasi alterne, da centrodestra e centro-sinistra. Ma tu ho capito della tua parte. Adesso mi spieghi l'influenza dei comunisti negli anni in cui avete governato voi. Ci sono partiti che si rifanno alla tradizione comunista, che ad esempio nel campo, i grillini non sono comunisti, delle risorse pubbliche, delle società pubbliche che gestiscono dei servizi, sono contrari ad ogni forma di presenza dei privati. Ma che influenza hanno avuto nel governo e nella vita di questa ragazza? Che influenzano il modo di disegnarsi di questo paese. Ma mi spieghi come hanno influenzato negli anni del tuo governo i comunisti, come hanno influenzato la vita di questa ragazza? Se me lo puoi spiegare per favore. Posso fare d'arbitro, posso fare d'arbitro Gasparri. Bertinotti è stato, la risposta è che Bertinotti è stato presidente della Camera. Conchita e Gasparri, onorevole Gasparri e Conchita, abbiamo quindi un break pubblicitario, posso rispondere? Ha avuto la vita rovinata da Bertinotti presidente della Camera. Ora ho capito, me l'hai spiegato e siccome tu me l'hai spiegato persino io ho capito. Ci sono partiti comunisti, guarda, se no ti faccio vedere una cosa, guarda, non andate anche voi su Facebook, ma che esistano i partiti comunisti? Questa qui è una conferenza, non ti ho fatto questa domanda, è una foto di una conferenza che ha fatto in Grosia. Non so se fai finta di non capire o non capisci davvero. Ti faccio vedere una cosa. Ti ho chiesto qual è l'influenza del comunismo nel nostro paese. È una fotografia di Ingroia che ha partecipato al congresso di Diliberto, dove il simbolo davanti a Ingroia, se lo inquadrate, è una falce e martello del partito di Diliberto, è una foto ma di un mese fa. Ma questo è un fatto di cronaca. Di cosa stai parlando? Questo simbolo non ho conosci? Detto dove sono che i comunisti. Questo simbolo? I comunisti sono al congresso che ha ospitato Ingroia, che è un magistrato antimafia che fa il simbolo della falce e martello. Riforme bolscevichiche. Solo questo Gasparri credo che su questo paese. De Gregorio sia inattaccabile. No, non ci sono state riforme bolscevichiche, purtroppo, oserei dire. Ma siccome mi si è chiesto la pubblicità. Una foto. La domanda era quali sono state le riforme comuniste. Quali sono state le riforme fatte dai comunisti? Ingroia gestisce. Sei un pagliaccio quando fai così. No, non sono un pagliaccio, non insultare. Non insultare. Io non vedi che chiesto, sei nervosa, sei nervosa, io sono calmo. Ma perché a ballare non le dicate mai così? Ma perché non le dicate mai a ballare? Ma lei sta nervosa, non lo so, perché non è più direttore dell'unità, non lo so. È stata Elisa, è tutta colpa sua, Elisa. Io volevo interpretare autenticamente Elisa dicendo a Conchita una cosa, ma non abbiamo il tempo. Abbiamo la pubblicità. Abbiamo la pubblicità, poi ne riparliamo. Mettiamo Ingroia. No, Ingroia, che c'entra? Ma vuol dire dove sono i comunisti? Questa è una cosa.